Ciao a tutti, come sempre bentrovati, bentornati, benvenuti se siete nuovi sul canale, siete su Cartoon Antique dove tutto quanto è normale e oggi con il potere normale andremo a vedere quale problema sta per risolversi a breve, perché i problemi insomma è sempre meglio che si risolvano in fretta, non sempre è possibile, però noi vedremo adesso qual è quello che sta per, quindi sicuramente partiamo dal presupposto che qualcosa sta per risolversi, vedremo qual è la prima situazione che ci porta un minimo di speranza. Come sempre vi ricordo che sono stese rivolte a tutti senza distinzione di genere o di orientamento. La carta che prendiamo in considerazione per rappresentarci tutti è la 29, quella della dama. Abbiamo tre varianti e anche in questo caso, come già l'ultima volta, alle tre varianti adesso insieme associeremo una carta del Moonology e una carta dell'Oracolo del Sole per introdurci in modo, si spera, più specifico all'argomento trattato dalla variante che sceglierete. Quando avete scelto potete anche mettere il video in pausa, trovate le indicazioni dirette nella descrizione del video. Allora, ringrazio tutte quelle che hanno partecipato, tutte le ragazze che hanno partecipato al corso in presenza ieri, presso la libreria esoterica sulla ruota astrologica, ne sono uscite delle bellissime, è servito anche a me per approfondire anche l'argomento, quindi sono felicissima di questo corso e di come è andato. Ringrazio naturalmente anche la libreria esoterica che ci ha ospitati, senza la sede non sarebbe stata la stessa cosa, poi insomma c'è sede e sede e lì devo dire che ci si trova sempre molto bene. I corsi per quest'anno, anche per esaurimento mio, di voce soprattutto, sono terminati, ci saranno poi gli incontri per chi ha partecipato, appunto per mettere magari in chiaro qualcosa che è rimasto in sospeso, per farmi domande, questi li sto già organizzando, però sono incontri appunto liberi, quindi per chi ha partecipato. Per il resto continuano le letture, continuano le consulenze, come già sapete che ci sono state fino ad ora, non cambia niente. E se riprendo la voce, come sapete, c'è in programma una diretta, quindi per adesso diciamo che il calendario un attimo si ferma fino al mio recupero di voce, senza la quale soprattutto qui servo pochissimo. Bene, quindi detto ciò, io direi che è arrivato il momento di cominciare, quindi potete scegliere la variante che preferite. Ricordatevi che non c'è nessun nesso in partenza tra la carta che scegliete è quello che uscirà. Io ho scelto così per un'idea di un problema che si risolve, l'albero come equilibrio, i gigli come chiarezza e i pesci perché danno l'idea di flusso, di qualcosa che riprende a fluire, però non sappiamo né io né voi che cosa uscirà, quindi scegliete per così, per quello che vi attira, ecco, in questo momento. Ovviamente saranno stese, insomma, il più possibile. Se dovessimo fare cosa si risolve di problema, potremmo fare tre varianti di un'ora. Cercherò di contenerle, però di essere esaustiva il più possibile. Io faccio conto quindi che abbiate scelto già. Quindi, prima di partire con le tre varianti, appunto, attribuiamo a ognuna di queste una carta del Moonology che poi conservo, non è che la buttiamo via. Ovviamente non ci interessa qui guardare il taglio perché le mettiamo solo così, quindi una, due e tre, per cui l'albero si becca questa carta, i gigli questa carta che non sappiamo, sembra il gioco delle tre tavolette, e i pesci questa, Monology se ne va a riposare e prendiamo anche una carta dell'oracolo del sole che sapete di solito è quello che io utilizzo magari nelle sedi un po' più complesse. Per avere qualche parola chiave, beh, anche qui fungerà allo stesso modo, sperando che vada a completare ciò che ci dice il Moonology e poi che interagisca in modo corretto con l'oracolo solito che usiamo, che si chiama l'oracolo risponde, quindi non ha nessun nome, però è tra i miei preferiti, difatti lo uso sempre. Eccoci qui. Allora, gli abbinamenti sono stati fatti, ancora non sappiamo di che cosa si tratti, quindi qui spero che nel frattempo, appunto, come dicevo, abbiate scelto la vostra variante. Parto chiaramente dalla prima, quindi questa la metto qui, i gigli sono la seconda e ci occupiamo della prima. Quindi se avete scelto la variante con l'albero non dovete fare assolutamente niente se non ascoltare, altrimenti portate avanti. Bene, allora andiamo a vedere di che cosa si tratta. Qui abbiamo nascita,
È un nuovo inizio, questo per iniziare qualche cosa. Allora, noi stiamo chiedendo quale problema si risolve. Probabilmente qui stiamo parlando di qualcosa che fino a questo momento è rimasto fermo, un po' stantio, perché abbiamo nascita e un nuovo inizio. Quindi la speranza è che sia proprio che qualcosa che è rimasto nel dimenticatoio riprenda in modo anche promettente, perché comunque sono due carte molto molto promettenti. Cosa ci dice l'oracolo? Rigenerazione, beh, insomma, direi che si stanno parlando tra di loro, no? Sono tre indicazioni importanti che fanno capo allo stesso concetto, quindi addirittura rigenerazione va ad accentuare l'aspetto di qualcosa che torna a nascere. Nascere un nuovo inizio, nuovo proprio perché c'è una rigenerazione. Quindi il problema che sta per risolversi, riguarda qualcosa che fino adesso non ha avuto queste energie. Sta per riprendere. Allora, vediamo con lo Shōzen. Allora, repressione è il giocoliere, quindi una situazione, un problema che cercate, che avete cercato probabilmente di risolvere, di smuovere qualcosa che avete cercato di smuovere, ma che al momento risulta proprio schiacciato da un'energia un po' soffocante di repressione. Poi può essere una repressione che viene dall'esterno. Quindi fattori esterni che hanno contribuito al blocco dello sviluppo di questa situazione, oppure potreste essere voi che ormai siete talmente appesantiti dall'andamento dei fatti che state cercando di farvene una ragione. Certo che le avete provate tutte, perché quando c'è il giocoliere vuol dire non darsi per vinti e anzi a volte provare a distrarre l'attenzione da qualcuno, da qualcosa per cercare intanto di prendere la strada corretta. Allora, è un rallentamento proprio per qualcosa che deve iniziare. Direi che fino a questo momento avete guardato un po' dalla parte sbagliata nel cercare le cause di questo rallentamento, oppure avete guardato dalla parte giusta, ma vi siete persi un passaggio, perché queste carte lo dicono chiaramente. Se ci fosse un po' più di malizia, qui c'è l'innocenza, malizia nel senso che magari state sospettando di qualcuno o di qualcosa, o pensate di avere idee chiare, saranno sicuramente chiarissime sui motivi che hanno portato al rallentamento di questa situazione, però secondo quello che vedo, inizio a vedere qui, forse ci sarebbe da buttare un occhio anche là dove non avete pensato. Vediamo cosa ci dice il nostro simbolo. Allora, vediamo un po'. Qui vuol proprio dire non voler vedere le cose, ed è purtroppo uno stato d'animo molto frequente quando qualcuno o qualcosa ci indica quella parte che non vogliamo vedere, lotta interiore per non sfalsare, diciamo, un gioco di equilibri che ormai per noi è consolidato. Mi riferisco per esempio a dover guardare per le cause di un rallentamento una persona che riteniamo amica, a un ambiente che secondo noi è accogliente e amichevole. Cioè, sì, non è, noi stiamo probabilmente guardando dalla parte giusta per individuare le cause di questo rallentamento che ha portato proprio a un fermo consistente, però qualcosa dentro di noi ci dice di guardare anche altrove, ma non vogliamo guardare. E difatti siamo, vedete, c'è questa dualità che è rispecchiata anche in questa carta. Una parte di noi lo sa, l'altra parte di noi non vuole saperlo. Quindi un po', come si dice, la risposta è già dentro di noi. E cosa ancora? Allora, è qualcosa che per noi è veramente importante. Se avete scelto questa variante, qui si tratta più che di un progetto, proprio anche di come può andare la vostra vita, ma c'è qualcosa che vi trattiene, vedete che qui c'è
c'è proprio il tribunale, come se o il vostro retaggio culturale, la vostra educazione o l'ambiente circostante, addirittura qualcuno in modo forse indiretto minasse la nascita di questo nuovo vostro stato e lo facesse insomma, in un modo che non è quello che vi aspettereste. Quindi magari una situazione, adesso vedremo in che ambito ci stiamo muovendo, si è bloccata, voi concentrate la responsabilità sulla persona che materialmente ha bloccato questo sviluppo. Però sapete che se voi non foste stati bloccati anche dai commenti, dall'atteggiamento, dalle aspettative di qualcuno intorno a voi, forse avreste spinto un po' di più sull'acceleratore e le cose, non dico che sarebbero andate, però avrebbero magari avuto un andamento diverso, un pochino più rapido, anche per capire che cosa fare. È quindi un problema che vi trattiene dal punto di vista emotivo. Può essere la scelta di un'attività, di un lavoro che per voi sarebbe perfetto, ma che magari dà fastidio a qualcun altro. Può essere occupare una posizione all'interno di un ambiente di lavoro che qualcuno vi ha fatto vedere, forse in modo amichevole, però insomma, meglio non avere gli amici così, vi ha fatto vedere come un sopruso nei confronti di qualcuno o vi ha detto che sarebbe un passo troppo grande perché non siete in grado di rispettarlo, perché abbiamo un cavallo di spade, insomma. Altrimenti, se si tratta di sentimenti, anche qua c'è qualcun altro che ha minato la realizzazione di questa situazione. C'è un blocco nella relazione, può essere una persona, può essere un modo di fare dell'altra persona, può essere l'ambiente in cui vi frequentate, adesso ovviamente vedremo, però non è quello l'unico vero problema. Non vi sentite legittimati a far valere le vostre idee, quindi qui per risolvere questo problema, anziché 10 di bastoni che avevamo sul fondo mazzo dello Shenzhen, bisogna probabilmente essere più cavalli di spade, quindi essere un po' più incisivi. Vediamo il taglio. E allora, qui abbiamo proprio un 4 di coppe. 4 di coppe è la carta generalmente dell'occasione perduta o del ormai non c'è più niente da fare. Grazie. Quindi state entrando in questo stato, anzi ci siete già, perché l'abbiamo visto anche da quello che è apparso nello Shenzhen. Qui però c'è una comunicazione importante che secondo me andrebbe ascoltata. Non state guardando dalla parte giusta, non è solo quello che pensate. Regina di coppe, con la luna, visto che c'è qualcos'altro, ecco qui, c'è qualcos'altro che appiattisce questa situazione, che la appesantisce. Si tratta di scoprire due cose adesso e su questo lavoreremo insieme. Se si tratta di una emozione, un condizionamento morale o emotivo, e quindi non avete il coraggio, diciamo, di alzare la testa più di tanto, perché se si cresce in un certo modo è difficile ribellarsi, oppure c'è qualcuno che in modo sottile e un pochino bifido vi sta insinuando dei sensi di colpa, vi sta insinuando quel senso di non essere al posto giusto a fare la cosa giusta, di non meritarvi qualche cosa. In ultima analisi può trattarsi di qualcuno che invece alle vostre spalle sta lavorando per fermare lo sviluppo di questa situazione. La mia sensazione, come sempre, per me la prima è quella di cui mi fido di più, perché è la più istintiva, è che in realtà voi stiate quasi lasciando fare a qualcuno che vi sta smontando le speranze, perché questa persona su di voi ha un'influenza molto forte, perché non avete il coraggio di vedere in questa persona questa sua tendenza a annientarvi, forse anche perché sapete che non lo fa solo per cattiveria, è perché è di quel genere di persone che preferiscono che le cose restino come stanno. Per ora non c'è sostanziale
stata una segnalazione di malanimo, di volervi danneggiare, però preferisco che le cose stiano così. Poi può essere invidia, gelosia, istinto di protezione, egoismo, possono essere tantissime cose. Però questo problema fino adesso non si è risolto perché certo ci sono stati dei problemi, ma anche, non solo, anche perché non vi siete sentiti abbastanza forti per far valere le vostre idee. Quindi abbiamo un indizio molto importante. Vediamo. Allora, qui la possibilità di risolverlo, il problema c'è. Proprio un riconoscimento pubblico potrebbe essere comunque un qualcosa che si risolve. Voi sapete che il buche ha sempre questa funzione che si risolva, cuor di stesa ce lo dite, vedete? E attenzione però, allora qui non è soltanto, eccovi qua, eccovi qua. Allora, questa è una questione di crescita personale, io non sono molto orientata a dare a questa stesa la sfumatura sentimentale. Qui è un discorso di crescita personale, quindi una scelta vostra, una decisione forte, può essere addirittura, anche se non c'è la nave, un trasferimento, la decisione di fare per conto vostro, di smarcarvi dalla famiglia, di diventare indipendenti economicamente e speravate di farcela prima, no? Quindi qui c'è proprio tutto il senso del rallentamento, però purtroppo come vedete qui abbiamo una soluzione che in cuor di stesa già c'è, quindi questo problema si può già risolvere, si potrebbe già risolvere, se non fosse che in suo cuor di stesa grave una croce e questa croce sappiamo che può essere risolta, però è molto pesante, soprattutto quando la troviamo qui. Cioè, avete ormai nella testa la convinzione che chi vi sta un po' ammorbando stia parlando per il vostro bene. Ora, sta parlando per il suo bene, quindi è qualcuno che vi vuole fermare, che non vuole che voi compiate questo passo, vi sta facendo sentire un po' sbagliati, l'abbiamo visto anche dall'energia, ma lo vediamo da qui. È una serpe che parla. È una serpe che parla e che vi offre una soluzione alternativa che vi genera confusione, va proprio a ricadere sui gigli. Quindi ciò che per voi è chiaro per intervento di questa persona diventa fumoso. Voi non avete al momento delle energie sufficienti per affrontare le cose come dovreste o come vorreste. Quindi qui la prima soluzione che esce da qua è: smettete di ascoltarla, questa persona. Se è una persona a voi cara, come abbiamo visto, quindi fate fatica a mettervi contro. Voi non volete uno scontro e nessuno vuole uno scontro, neanche queste carte stanno incitandovi a scontrarvi con questa persona, però ribellarvi un po' sì. Quindi qui si tratta di riuscire a trovare il giusto equilibrio, ma di prendervi quello che è vostro, lottare per quello che è vostro e smarcarvi da questa cappa ammorbante che vi viene proprio da qualcuno da cui invece avreste voluto sostegno. Il problema è che qui sembra proprio che questa persona dica quella frase orribile, lo dico per il tuo bene, no, è per il suo. Quindi qua è qualcuno che vi sta trattenendo dal dare il massimo delle vostre energie, come abbassandovele, per realizzare qualcosa che per voi sarebbe molto importante come crescita personale. Vi sta generando confusione. Questo problema si risolve come? Andando ad agire proprio lì. Quindi non c'è bisogno di litigare con nessuno, semplicemente abbiate il coraggio di dare più peso alle vostre convinzioni che alle così alle profezie nefande di questo qualcuno. Guardate, faccio un esempio per tutti: quanti sono quei genitori che a fin di bene, ma perché magari reputano che i figli non siano abbastanza maturi per fare qualcosa, gli dicono: no, figurati, cosa vuoi fare questa cosa? No, per carità, sai che là poi succede di qua, stai qui, continua a studiare qui, che ti faccio fare questo, 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 no? Non fare un salto, no? E invece magari è proprio il momento giusto. Qui parlo ovviamente per età, insomma, ridotte, non età bambione come le mie, però succede a tutti i livelli. Ad esempio, voglio mettermi in proprio e
qualcuno che invece vi vuole lì, ma cosa ti stai a mettere in proprio che poi non sai come va? Ma sai che potrebbe succederti questo, stai nel tuo, stai così, no? Vi rimane un po' appiccicato. Certo, la serpe non è una energia pulita, quindi non posso dirvi che lo faccia solo per il vostro bene. Un po' di invidia in alcuni casi, insomma, c'è. Ma se questa chiave, anziché essere solo in cuor distesa, va a risolvere questa energia, dalla testa se ne vanno le convinzioni che vi stanno sabotando. Quindi, siccome le nuvole, come arrivano, vanno, togliamo la causa. Questa situazione si risolve presto. È vero, voi non avete forse ultimamente avuto grandi novità. Penso al lavoro, penso a un trasferimento, penso a tante appunto tra le situazioni che abbiamo elencato. Però credo che possiate riconoscere che forse ultimamente avete lasciato un po' andare. Ovvio, se non avete il sostegno delle persone che stimate, l'energia, la convinzione, la forza un po' se ne vanno a farsi benedire. Bene, è sufficiente mettere da parte, guardate, prendete questa piccola serpe, la mettete un attimo nell'armadietto, no? Cassetto primo a destra, quando poi vi sarà ritornata l'energia che avete, si risolve, le nuvole se ne vanno, basta togliere la causa. Quindi, se sperate in un trasferimento, in un miglioramento, in un aumento, in un viaggio, in un cambio di vita a tutti i livelli, sta per risolversi, si risolve molto presto se voi molto presto smettete di permettere a questa energia di darvi un po' fastidio. Ricordatevi che un po' di componente invidiosetta c'è, se state pensando a quel collega di lavoro che è in lizza per la vostra stessa promozione, eccoci qui. Però molto probabilmente è anche più di un collega, qualcuno che reputate amico, e non volete ammettere che possa esserci un secondo fine nei consigli che vi dà. Ammettetelo e vedete che il problema se ne va. Questo un po' per tutte le situazioni che ho elencato. Bene, allora, albero e invece è l'equilibrio a tutto tondo, eccoci qui. Se avete scelto questa stessa, state pur certi che qui dipende da voi. Ma nel senso che basta ripulire quel pezzo, quel segmento della vostra vita, delle vostre energie, ok? Quindi nel frattempo mi raccomando, mettete il like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, seguitemi sui social, su Instagram e su Facebook. Nel frattempo vi ringrazio, vi faccio un enorme in bocca al lupo, vi do appuntamento alla prossima volta qui con me su Cartomantica. Variante Gigli, vediamo qual è il problema che sta per risolversi a breve, quindi quella situazione che finalmente riprende a fluire. In questo caso i gigli, appunto, li ho scelti perché sono la chiarezza, la lucidità, la sincerità, però ancora non sappiamo se questa scelta corrisponde al tono di quello che uscirà nella stesa. Vediamo con il mondologio, abbiamo credi nell'impossibile, insomma, direi che questa già la possiamo definire la stesa per le situazioni disperate. E qui ho conseguimento, risultato. Anche in questo caso le due carte che abbiamo scelto sono direi super pertinenti. Vediamo subito che cosa ci dice il nostro oracolo. Tempo di fare un pisolino. Potrebbe essere quell'energia che c'è quando vogliamo a tutti i costi una cosa e ci concentriamo quindi sul fatto che ancora non l'abbiamo ottenuta. E lì andiamo in conflitto con il libero movimento, non delle energie, perché evidentemente vibriamo in modo negativo. Vogliamo a tutti i costi una cosa, vibriamo positivo, ma quella cosa non l'abbiamo ancora ottenuta. Che vibriamo il negativo, qui ci hanno voluto dire che si tratta di una situazione disperata, nel senso proprio difficile, a tema sentimentale, oserei dire, perché c'è proprio uscita spontaneamente. Ci si riesce, ma adesso è il momento di starsene fermi. Mica facile. Mission impossible. Allora, il vuoto e la ricettività. Non pensiate che
Se anche non sta succedendo niente, non state ricevendo segni vitali dall'altra parte, probabilmente neanche voi ne state emettendo, sia tutto fermo. Qui c'è la ricettività sul vuoto. Quindi è un momento di silenzio, indubbiamente, dove forse volete buttare la spugna. In realtà dall'inizio si dice credi nell'impossibile, deve essere una situazione piuttosto seria. C'è il risultato. Però dice adesso un attimo, non ora, sì, non ora, ma non deve essere neanche tanto in là, perché qui è a breve che abbiamo settato il timing. Viaggio, banalità, nuova visione. Allora, nel quotidiano, quindi in una realtà molto plain, molto tranquilla, senza frizzi e lazzi, in realtà qui si sta andando verso una trasformazione. Ci fermiamo con questa carta, quindi la trasformazione in atto non è ancora arrivata alla sua realizzazione. Eppure è come se ci dicessero, intanto che non te ne accorgi, intanto che dici che tanto non c'è niente a fare, qui le cose si stanno muovendo. Quindi è un problema il fatto che non stia succedendo niente, quindi questo è l'argomento di questa stesa, però evidentemente qualcosa invece si sta muovendo in senso positivo, si sta sviluppando, c'è un cambio di prospettiva e anche un invito a cambiare la prospettiva. Non da cenni di vita non gliene frega niente, a non da cenni di vita perché magari sta pensando a cosa fare. Lo so che è difficile in questi casi, però insomma, qui sembra proprio che ci vogliano dire questo. Vediamo il simbolo. E intanto che pensate, come Biancaneve, state aspettando che arrivi un cenno che ci possa tirare fuori dalla bara di cristallo. Qui si sta dormendo, avete paura che la situazione non sia situazione di sonno, ma che sia stecchita. No, però intanto continuate a pensarci, questo è il taglio, riguarda tutti e due, quindi anche l'altra persona ci sta pensando, ma questa carta ci conferma che al momento sembra tutto fuorché quello. Allora, verbalizzazione di questa triade, io non chiamo neanche morto. Non mando un messaggio, piuttosto mi trancio le mani, però continuo a pensarci e a fare la pentola di fagioli. Io non chiamo, certo però che potrebbe farsi viva, certo però che potrebbe fare, certo però. E intanto cerchiamo di riprenderci. Evidentemente questa è una situazione che vi interessava, vi coinvolgeva molto. Direi che se ci fermiamo alle energie, per adesso può trattarsi veramente di qualunque contesto. Può essere una relazione che si è interrotta, può essere una situazione che stava portando a qualcosa ed è rimasta lì e voi anche ad aspettare. Però il problema è che adesso si dorme, anche se l'energia che ci ha mandato l'oracolo, questo. È tempo di pisolino, perché in questo pisolino in cui sembra che non si muova niente, in realtà le energie sotto stanno lavorando. Qual è il problema da risolvere? Il problema da risolvere è lo scoraggiamento che si è impadronito di voi e si sta sempre più impadronendo di voi in questa attesa. Vediamo. Beh, insomma, io penso proprio che qualcosa si stia muovendo, dall'altra parte c'è un interesse notevole, c'è anche desiderio di comunicare e di rigenerare qualcosa di interrotto. Persona dall'altra parte lenta come la fame, ma con dei sentimenti, quindi insomma, vediamo. Chi sei? Ecco, visto. Anche qui abbiamo. Sei solo tu? Sì. Oh, non sono più abituata alle carte così belle spesse. Mi sembra sempre di tirarne su 5-6, in realtà è una sola. Allora, quali sono queste energie di andare a prendersi il risultato? Qui le energie sotto sono fortissime. Il problema è che qua siamo davanti a qualcuno che in apparenza dorme, ma con la papessa sappiamo che sta studiando la situazione. Quindi, a differenza di altre letture dove magari c'è
la chiave per capire come risolvere questo problema. Qui sembra che l'unico problema sia la dose di sonnifero che ha inghiottito questa persona, che però sta facendo nel suo sonno dei progetti non da poco. E studia, 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 studia. Intanto il tempo passa e voi costretti a fare un pisolino. Certamente, se le cose sono così, poi ognuno fa quello che vuole, però meglio aspettare che finisca di studiare. Vogliamo mica prenderla in contropiede, che poi si rimette a dormire, per carità. Allora, vediamo qual è questa cosa che si risolve. Già lo sappiamo, però da qui dovremmo riuscire ad avere delle indicazioni un pochino più precise. Certo che un 6 di bastoni sono sul mondo, quindi è una situazione davvero che deve arrivare a compimento. E qual è il vero problema qui? Che per voi era arrivata a compimento, cioè per voi e anche per l'altra persona. Quindi qua potrebbe essere una relazione che era arrivata a iniziare e poi è andata a dormire, no? Quindi qui non c'è contatto, avete visto? Qui tutto dorme, tutto tace. Stiamo aspettando che si svegli, però questo silenzio in voi ha generato una grave incertezza, no? Perché stiamo con credi nell'impossibile e ce la farai, quindi cioè, non sono incitazioni che si danno a persone serene e tranquille che sanno solo di dover aspettare 5 minuti. Quindi qui qualcosa si era già messo in moto. Se poi si tratta di una relazione che era già partita e stava andando molto bene, siamo entrati in una fase di gelo, quindi potrebbe essere qualcuno che è sparito, che si è messo in silenzio, che parla monosillabi solo se gli scrivete. Insomma, quelle situazioni dove non si capisce se è la stessa persona con cui avete interagito tempo fa. Adesso così è facile, però le energie che si vengono poi a creare quando si è davanti a situazioni del genere sono proprio bruttine. Quindi c'è un senso di scoramento, c'era il vuoto, questa sensazione di aver vissuto qualcosa che sembra non sia mai esistito. E quindi un altro che problema da risolvere. C'è però da aspettare che si riprenda, quindi non c'è qua un'esortazione a fare qualche cosa. Quanto state rimuginando su questo taglio, direi quasi una sparizione. O anche, visto che qui entriamo più nello specifico, potrebbe esserci stato un litigio, ma niente che vi potesse far pensare di arrivare a questi punti. Può essere per i primi 2 o 3 giorni che abbiate pensato che vi stava tenendo il broncio per una lite, poi quando anziché 2 giorni sono diventate 2 settimane, 3, 4, dici forse è successo qualcosa. E difatti qua abbiamo sul fondo mazzo la serpe in questo caso è indiscutibilmente il mentale che parte a manetta quando si dice le ho pensate tutte, non so cosa pensare, non so più a che santo votarmi, non capisco, continuo a girarci attorno e non capisco. Quindi è una carta che sicuramente non segnala tranquillità da parte vostra. Vediamo un po'. Stiate benissimo su questa faccenda, mi sembra anche purtroppo ovvio. Da qua. Altro che se c'è ancora speranza. Però allora, questa è una situazione in cui questo bivio vi sta demolendo le vostre speranze, il vostro umore, le vostre certezze. Un bivio in questo caso non è tanto una scelta da fare, è non sapere quale strada percorrere o quale strada avete percorso. Chi avevo davanti, la persona innamorata o comunque coinvolta che mi sembrava di vedere, o avevo davanti qualcuno che stava scherzando e alla prima opportunità, nel caso specifico che può anche essere stata una lite, ne ha approfittato per tagliare la corda, quindi l'aveva già in mente. Questo è il vostro dubbio, il vostro problema. Qui
Abbiamo anzi una carta molto importante, molto significativa, visto il tipo di situazione che stiamo esaminando, che esce dalla croce. Quindi in realtà questa croce, che in buona parte fa appello all'energia della papessa, è una crisi da risolvere, che c'è stata, vuoi per la lite, vuoi per divergenza d'opinioni, quello che preferite, insomma, quello che vi è toccato più che quello che preferite, che è stata già superata dai sentimenti. Quello che adesso è oggetto di studio è se questi sentimenti sono sufficienti, non come intensità, ma come strumento per continuare una frequentazione. Cioè, sono innamoratissimo, ma non riusciamo a stare insieme. Oppure sono innamoratissimo, ma temo che non sia la persona giusta per me. Questo è quello che sta passando nella testa dell'altro, ok? Fortunatamente abbiamo un giardino che risolve questa croce, quindi poi alla fine qui c'è una soluzione positiva per voi. E più ancora fortunatamente abbiamo le stelle sotto. Quindi c'è una grande speranza di riuscire a poter dire di sì. Adesso però c'è la montagna. Quindi, quando abbiamo una montagna, soprattutto nella testa, se la montagna è ostinazione, blocco, e ce l'abbiamo in testa, qui è proprio una convinzione razionale che sta aspettando di essere scalzata da queste energie tutte spinte verso il futuro. Per cui qua si tratta di attendere, non molto, non molto. C'è da credere nell'impossibile, perché insomma una montagna un pochino di ansietà ce la mette, no? Come dire, se questo è il dubbio sopra la montagna non vedo più. No, si arriva a una soluzione nel momento in cui questa persona fa pace con i propri sentimenti e capisce che le stelle non devono essere una programmazione razionale, ma devono essere seguire proprio il proprio istinto, seguire quello che si desidera realizzare. E allora la montagna, anche se effettivamente degli scogli che possiamo avere nelle Lenormand forse è il più ostinato, poi se ne va. Bisogna attendere un attimo. Io certo che nel titolo ho messo un problema si risolve a breve. Non è per tirarla a tutti i costi, per i capelli questa stesa, però usciamo da una croce, quindi il grosso è già stato fatto, diciamo è già giunta a queste conclusioni, per cui verosimilmente relativamente presto qui c'è un riapparire e un rimettersi sulla retta via per quanto riguarda la vostra frequentazione o la vostra relazione. Ancora c'è il blocco di che cosa? Ma dell'orgoglio. Dell'orgoglio di non sapere come fare a riprendere i rapporti, a meno che, e questo è un caso che spero non sia così diffuso, non vi siate reciprocamente bloccati. Ma anche qui lo sblocco avviene nel momento in cui si sblocca meno altro. Questo è orgoglio, questa è una convinzione, è quasi un voler tenere fede a quello che è stato detto o pensato. Però in cuor di stesa abbiamo il bivio, quindi fra poco questa montagna scricchiola. Non appena scricchiola, qui abbiamo un amore fedele e comunque una scelta di fedeltà al proprio benessere che arriva svolgendo e lasciando andare avanti questi sentimenti. Quindi poi arriva una soluzione. Diciamo che è qualcosa di tostino, qua addirittura potrebbe non esserci il solito terzo incomodo. Che di solito il signor terzo incomodo è sempre il responsabile di buona parte dei fallimenti delle relazioni. Qua il terzo incomodo potrebbe essere l'orgoglio di questa persona o la sua fifa nell'intraprendere una relazione, nel portarla avanti, nel fare seriamente. Non voglio dire che non sia una persona seria, perché sennò non mi sarebbe mai uscito con cuore cane. Quindi qualcuno che prova dei sentimenti per voi, sono anche sinceri. Fa un po' fatica a mettersi magari nella testa che è arrivato il momento di accasarsi, non in senso tradizionale, ma insomma di capitolare, di non vivere più in solitudine, tanto io non ho bisogno di nessuno, ma di fare scelte di condivisione. Se si tratta di qualcuno con cui la relazione c'era già, beh, qui la crisi insomma è ancora più netta. Quindi qua allora probabilmente è solo un problema di orgoglio e di
voler portare avanti il proprio punto di vista, così come è uscito nella discussione o nel problema che avete vissuto. Anche qua non dura molto e io mi auguro che al più presto, visto che comunque la parte più negativa sta di qua, questa montagna diventi una collinetta per lasciare spazio a queste stelle che sono proprio quelle che danno quel tocco in più a questa stesa. Quindi aspettatevi che ci sia non una resa totale, però un avvicinamento e poi una disponibilità nel cercare un punto di incontro tra voi due. Quindi qui si risolve un problema, non è il ritorno, non è quello il fatto. Sì, ritorna in orbita nella vostra vita, però ritorna con delle energie più morbide, più disposto a un dare e avere equilibrato, quindi non soltanto a imporre il suo punto di vista, il che è l'unico vero problema che c'è stato qui e che può aver portato a una discussione. Lo so che avevo detto si risolve a breve, però qui prima di una settimana cenni non ne abbiamo, ve lo dico, è breve anche una settimana, per carità, speravo prima, però insomma per togliere di mezzo questa energia un po' di tempo ci vuole, però poi succede, quindi vale la pena aspettare. Intanto, se non sapete cosa fare, potete mettere il like al video e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Potete anche seguirmi su Instagram e su Facebook. Io, come sempre, nel frattempo vi ringrazio, vi faccio un enorme in bocca al lupo e vi do appuntamento la prossima volta qui con me su Cartomantica. Terza e ultima variante, o la prima se avete scelto subito questa e non avete cambiato in corsa, quella dei pesci. Vediamo quale situazione si risolve, qual è il problema che insomma si mitiga e arriva a soluzione a breve. Quindi anche qui abbiamo scelto per i pesci una carta del Monology. È momento di dare piuttosto che di prendere. Vediamo da parte di chi. Discriminazione. Questa sembra una situazione un po' spinosetta, meglio perché se sono situazioni serie che si risolvono, a me dà più soddisfazione che se sono situazioni semplici che magari non destano tanta preoccupazione. Adesso andiamo a vedere cosa ci dice l'oracolo. Arrivare al traguardo. Attenzione perché qui c'è subito una sorta di discrepanza tra momento di dare anziché di prendere, quindi c'è bisogno di mettersi più in gioco, molto semplicemente. Discriminazione a me non piace e soprattutto lo so che è umano cercare di arrivare al traguardo. Qui c'è proprio la sensazione di essere nel rischio di perdersi qualche cosa. Non stiamo vedendo tutto in modo equilibrato, stiamo rischiando forse anche di fare delle discriminazioni anche soft, non c'è bisogno che siano cose gravi, però arrivare al traguardo a tutti i costi a volte ci fa perdere di vista ciò che possiamo dare oltre che quello che vogliamo ricevere, ci fa perdere di vista il senso dell'equilibrio perché vogliamo solo arrivare a risolvere una situazione o risolvere un problema. Questo di solito succede quando i problemi si protraggono per molto tempo, siamo alla fine stanchi, estenuati, sfiduciati e diciamo comunque vada, basta che si risolvano, ne posso più. Ecco, attenzione perché poi si generano energie di questo tipo. Vediamo un po'. Ehi. Trasformazione e rinascita. Allora, qua è successo qualcosa su cui sarebbe opportuno tirare una riga. Qualcosa di doloroso. Perché se operi questa trasformazione bisogna mettersi via ciò che ci ha ferito, non è facile. E ripartire con nuove energie, solo così si innescano proprio delle correnti che ci possono far sperare in una trasformazione. Tradotto in un termine solo, rancore no, è difficile,
È difficile perché se è successo qualcosa di doloroso e possiamo attribuire la responsabilità a qualcuno, per quanto il rancore non sia un sentimento positivo, ok, sulla carta non è positivo, siamo esseri umani, quindi ci sta. Però qua dice, qui è il momento di tirare una riga e cercare di andare oltre. Però attenzione, dando le giuste responsabilità a tutti, anche a noi. In questo momento dobbiamo anche saper dare e soprattutto non dobbiamo avere fretta di risolvere questo problema, magari l'abbiamo avuto fino ad ora e quindi meglio di no, perché rischiamo di perderci dei pezzi per strada. O magari di attribuire responsabilità a chi non ne ha e non andare a vedere invece, uff, chi le ha. In questo momento, tanto per contestualizzare proprio quello che è appena uscito, in questo momento voi non avete una visione chiara della situazione, o meglio, ce l'avete ma non è lucida. State cercando veramente di controllare quello che sta succedendo, quello che è successo, a volte anche solo facendo un po', unendo i famosi puntini, cercare di capire che cosa è successo che vi ha portato in questo problema, in questa situazione dolorosa, dolorosa. Da questa parte c'è quest'ansia di controllo anche per lenire il dolore, dall'altra parte però fortunatamente c'è una forte ricettività, quindi qua è un po' come se si potesse scegliere, vogliamo la trasformazione che c'era sul fondo, bisogna lasciare indietro questo isolamento, l'isolamento è proprio non riuscire a ricevere i segnali per questo controllo che cerchiamo di esercitare. L'altra strada è, ok, è successo quello che è successo, ormai non posso farci più niente, se voglio risolverlo devo cercare di aprirmi un po' di più, perché evidentemente in questa fretta di risolvere, di avere risposte, ci stiamo perdendo dei particolari molto importanti. Vediamo questo simpaticone che cosa ci dice, che ha sempre questo humor sottile, questa parolina buona, che però è sempre molto efficace, Simon. Solo per questo non lo butto fuori dalle stese, perché per il resto certe volte dà delle rispostacce, però sono le classiche rispostacce di chi ci vuole aiutare, magari in modo burbero. Oddio, dicevo non ho rancore. Si fa fatica a non provare rancore se questo è un po' il succo di quello che è successo. Questo è un abbandono. Un abbandono da parte di qualcuno. Qualcuno mi ha proprio preso e lasciato lì, sperando che si sia preso la briga almeno di accompagnarvi in discarica, altrimenti addirittura via, è sparito e è stato un taglio. Abbiamo qua un 3 di spade che vi ha lasciato anche nella solitudine, quindi magari vi siete persi anche le persone amiche con le quali eravate soliti trascorrere il tempo insieme. È qualcosa che per voi è rimasto con tanta potenzialità che se n'è andata nel momento in cui siete stati abbandonati, quindi questo è proprio un abbandono. Capisco che questa energia è di qualcuno con cui pensavate di durare un bel po'. Avete aspettato per un po' che ci fosse un cambio di rotta, ma non è arrivato niente. Vedete come ci sono energie forti e anche un po', non dico violente da parte vostra, però di viaggiare veloci. Abbiamo un controllo che no, ti becco, mi devo spiegare che cosa è successo. Abbiamo questo, questa carta che è non guardo in faccia a nessuno, voglio a tutti i costi che finisca bene, che torni il sereno. Anche qua, arrivare subito al risultato, arrivare al traguardo. Non è questo, dicono, il cammino. Al traguardo ci si arriva, che è quello di risolvere questo stato in cui siete, che non è sicuramente dei migliori, però non è così che si deve, cioè non con la fretta né mi devo riprendere questa persona a tutti i costi. Vediamo. Qual è il rischio? Che cosa rischiate di perdere? Allora, attenzione perché è una vittoria a tutti i costi. Non è
quello che vi meritate. Una vittoria a tutti i costi deve essere gestita con energie diverse, con energia di sanare le ferite. Quindi ricordate cosa c'era al taglio. 10 di spade, no, il rancore, no, arrivo a tutti i costi a quello che voglio io, mi riprendo questa persona a qualunque costo perché me la merito, perché se n'è andata in un modo che mi ha ferito. No, bisogna innanzitutto far pace con quello che è successo e poi, se volete, se ne parla. È difficile, però intanto siamo qua perché ci dicono che se noi diventiamo più recettivi una speranza c'è. Cioè, quando dico che è stata un'esperienza dolorosa non sto scherzando. Oh mamma mia. È stata sofferenza non piccola. Oltretutto qui c'è, vi dico, il 10 di spade alla fine, che è proprio la fine definitiva, a cui poi seguirà la resurrezione, e quindi dopo 10 di spade mettiamo un'altra carta, che è proprio un re di bastoni. Allora, io vorrei dirvi che qui ci sono le premesse perché questa persona torni e rinsavisca, ma secondo me non è così, perché qui arriva un re di bastoni, questa è un'altra persona. Quindi secondo quello che vedo qua, il problema da risolvere è che siete giustamente ancora attaccati a una situazione che vi fa soffrire, non tanto perché siete realmente innamorati di chi se n'è andato, ma perché non riuscite ad ingerire il fatto che sia successo in un modo improvviso, scorretto, che vi ha fatto stare male, vi ha annichilito. Improvviso anche, è stato come un flash in the night, bruttissimo. Questa carta, in questo mazzo specifico, che è quello della Modern Witch, ha due versioni nel mazzo. Una è questa, Re di Spade, quindi, scusate, 10 di Spade, quindi la fine del ciclo in questo modo qui, quindi il ciclo di dolore viene da un 9 di spade, quindi è quello che vi è successo. C'è un'altra versione qua dentro, dipende da quale esce, che dice va tutto bene, stessa figura ma un'altra scritta. Quella è la fine benefica, quindi è finito e si risolvono i problemi, e quindi mi poteva dare un'idea di ritorno. Qui invece a me dà l'idea che è finito tutto, c'è stato anche qualche segnale ultimamente che forse vi ha fatto ulteriormente capire che qui non c'è molto da recuperare. Eppure, se voi smettete di andare, lo so che non è facile, ma andare a cercare di riprendervi ciò che è vostro, ciò che vi è stato strappato da un comportamento scorretto, quindi cioè, qui c'è un'altra via. Quindi il problema di questo abbandono che sentite sembra che venga risolto non tanto da un ritorno, ma da una new entry, di cui sicuramente nel momento in cui state ascoltando questa stesa non volete sentir parlare, perché se siete in questa condizione potrebbe arrivare anche Brad Pitt e direste grazie, ma sto aspettando la persona che mi ha lasciato. Però questo esce, quindi andiamo a vedere ora che cosa ci dicono. Certo, lo stato in cui siete adesso non è da augurare a nessuno, siete veramente addolorati, feriti, vi sentite proprio anche aggrediti, sentite di non contare niente per questa persona e anche per altri, perché ritenete che il modo in cui è successo il tutto sia completamente contro di voi. Non è soltanto quello che è successo, ma come è successo. Però siete ancora, almeno da qui sembrerebbe, presi da questa persona, non accettate il modo in cui si è comportato e dice tanto ti vengo a riprendere. Attenzione, perché qui ci dicevano non è proprio questo l'atteggiamento giusto. Qui le cose tendono decisamente a migliorare, siamo davanti a un'energia molto positiva al taglio. Finalmente la casa si scalda e si illumina. In questo senso la casa è la vostra comfort zone. Si ritorna a provare calore, si ritorna a provare
Felicità, è come se ricominciasse a scorrere il sangue dopo che ci si è addormentato un braccio o una gamba. All'inizio un po' di formicolio, poi però si sta subito meglio. Viene difficile pensare che si tratti di un ritorno di una persona. Io lo so che queste cose sono irrazionali. Razionalmente, però, da fuori viene da dire: ma veramente volete che torni una persona che vi ha trattato così? Sì, lo so che la risposta è sì, però. Questo è un po' il tono di quello che vi stanno dicendo. Allora, qui secondo me, lo so che voi dite, torna. Qui quello che torna è un'altra cosa. Non è così. E allora era l'uomo o l'altro da voi, perché può essere anche una donna, insomma, voi siete tutti rappresentati dalla 29, che torna, che messaggia e che risolve. Qui la soluzione spinge un uomo. Qui c'è qualcuno che si allontana dalla relazione e porta a un'altra persona. Quindi io starei molto molto cauta nel dire questo, senza aver tenuto presente le energie che abbiamo visto prima, però le abbiamo viste, e qui c'è un re di bastoni, quindi una persona che sa quello che vuole e non mi sembra che sia ritratto di chi vi ha abbandonato lì in mezzo alla polvere, non mi sembra proprio. È vero che però qua voi volete qualcosa che concluda, volete arrivare a una, volete capire che cosa è successo. Quindi più che una relazione, qui è il normale completamento di una storia che è rimasta senza arrivare al traguardo. In questo momento il vostro traguardo è riprendervi questa persona. Io però qua vi dico che vi arriva una comunicazione riguardo questa relazione, ma la soluzione è prima, quindi qui vi arriva una persona, se aspettate l'altro, persona che ha già risolto e vi dice che si allontana dalla vostra relazione, quindi potreste notare dei segnali di chiaro allontanamento, come se non ce ne fossero stati abbastanza, però qui è qualcosa magari anche di pronunciato o di scritto, ma nel frattempo in questa stesa vediamo che è in arrivo qualcun altro. È in arrivo qualcuno che vi riaccende un po' la vostra, il vostro desiderio di sognare, di sperare. Quindi qui arriva qualcuno che è spinto dalla nave, non che prende e vi offre un ritorno. Quindi è qualcuno che arriva una volta che qualcun altro si è allontanato dalla relazione a fin di bene per voi. Non so se è chiaro che questa stesa la persona del passato non la ama per niente. Sotto abbiamo frequentazione. Quindi, secondo me, qui è qualcuno che già conoscete o già frequentate, state tirando dritto perché volete andare a riprendervi ciò che ritenete che sia vostro, ma non vi siete accorti che qui c'è qualcun altro che potrebbe rendervi molto più felici, che è motivato da sentimenti seri, che ha voglia di trascorrere del tempo con voi in un modo un po' diverso da quello che forse siete abituati a trascorrere con questa new entry. Può essere qualcuno che vedete spesso, qualcuno che frequentate non apposta, che trovate sempre in un posto, può essere un collega di lavoro, un amico, qualcuno che vedete sempre in palestra, al cinema, al parco, quando siete col cane. Cioè, veramente può essere chiunque. Qui è in arrivo una persona che si collima con i vostri desideri. Questo finalmente è un oltrepassare questo momento 10 di spade. Se in più sappiamo che è con l'energia del re di bastoni, quindi qualcuno anche che insomma sta al fatto suo, che è attratto da voi e che è anche attraente, qualcuno che sta anche attirare la vostra attenzione per il suo modo di essere, qualcuno con carattere che prende in mano la situazione, beh,
Ripeto, potrei dirvi, sicuramente si alzerebbero le visualizzazioni, dirvi qui torna da voi chi vi ha lasciato lì. Invece le energie ci hanno detto, attento a non andare diritta al traguardo perché ti perdi qualcosa. Vi perdete questa meraviglia. Poi è logico che arriva anche, se volete, arriverà per qualcuno il ritorno di questa persona, ma voi avrete avuto già dei segnali chiari che è giusto che sia andata così. Poi non ve la mettete via perché siete innamorati, per carità, è normale, ma tenete presente che qui è in arrivo qualcuno di nuovo, che già frequentate, quindi nuovo fino a un certo punto, e che ha tutte le carte in regola, se lo dico io, per farvi scavallare questo momento di disperazione. È una persona nuova, è una persona nuova. È difficile adesso da pensare, no? Per voi che arriva una persona nuova nello stato in cui siete, chi se ne frega, io lo so, però tenete a mente questa cosa, ne riparliamo fra massimo un paio di settimane, veramente. Adesso siete nel periodo peggiore, quindi mettetela via oppure dite ho scelto la variante sbagliata. No, solo che adesso non volete vedere, è normalissimo. Ci vuole del tempo, adesso siete ancora in fase di controllo, cosa è successo, perché è successo, come ho fatto a non accorgermi, chi sarà stato, di chi è la colpa, me lo vado a riprendere, adesso scrivo, faccio, muovo, no, fatelo se vi fa stare meglio, però qui arriva qualcuno che fra un po' vi farà dimenticare questo periodo orribile, con calma ve la farà dimenticare, ma arriva presto. Quindi, se volete dargli una chance, io vi posso dire che da quello che esce qui è la strada giusta da percorrere. Se poi è scritto da qualche parte che vi prenderete una rivincita su questa persona, arriva, arriva lo stesso, ma non concentrate le vostre energie su lì. Cercate di essere, per quanto possibile, insomma, prendetevi cura di voi stessi, ricordatevi casa sole, quindi scaldate anche le vostre energie. Viziatevi, fate qualcosa che vi fa piacere, cercate di pensarci il meno possibile perché intanto qui arriva qualcun altro. Non è chiodo scacciachiodo, è arriva qualcuno che vi sa apprezzare. Quindi non sarà per dimenticare l'altra persona, ma sarà perché veramente attirerà la vostra attenzione e può diventare qualcosa di molto serio. Bene, nel frattempo, voi che avete scelto i pesci, il video termina qui, mettete il like, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, seguitemi su Instagram e su Facebook. Io come sempre vi ringrazio e faccio un enorme in bocca al lupo e vi do appuntamento la prossima volta qui con me su Cartomantic.